Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei sedessi al Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a una nuova edizione della rubrica de La domanda fondamentale. C'è un problema. Sì. E sai che c'è un'unica soluzione. Sei pronto? Sono pronto. Fusione! Benvenuti galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, a una nuova edizione della rubrica della clinica fondamentale. Esattamente. Allora, di cosa parliamo in questa rubrica, Doc Nico? Visto in pratica, curiosando un po' per gruppi Facebook, forum e quant'altro, ho notato che, soprattutto per le persone che si avvicinano per la prima volta al nostro hobby, non sanno cosa fare. Esatto, c'è un po' di confusione su cosa prendere, come iniziare. E diciamo che molti commenti non aiutano. Esattamente. Motivo per cui siamo qui noi oggi. Esatto, spronato in pratica dalla precedente puntata della domanda fondamentale del buon Fra, in cui vi spiegava come scegliere, come iniziare un esercito. Oggi, in combo con sempre il buon Fra, abbiamo deciso o di... Infusione, sì, a questo punto una fusione, vero? Chiamiamola col suo nome. Abbiamo deciso in pratica di dedicare un video in cui vi... spieghiamo cosa serve per iniziare a dipingere, perché se sapete a questo punto come iniziare un'armata, è altrettanto utile sapere cosa prendere come attrezzi, pennelli, colori per poter iniziare a dipingere la vostra armata. Ecco, una volta porti a casa i pupazzi, poi ti accorgi che non hai colla, colori, pennelli, diventa un problema. Lì è assolutamente sì. Quindi, dice, Colomino pare abbia cominciato a dipingere con le mani, però... Probabilissimo, conoscendo il personaggio è molto visti probabile. Visti anche i risultati. Però. Esattamente. Quindi, Fra, visto che sei tu l'esperto di domande fondamentali, secondo te cosa serve per un hobbista alle prime armi per iniziare a dipingere? Beh, per cominciare a dipingere, innanzitutto partiamo ovviamente da una pittura base. Poi, se voi volete e vorrete, come sempre, fateci le vostre domande. Sì. Possiamo esplorare il mondo dell'aerografo, piuttosto che delle postazioni di pittura, piuttosto che dei pennelli in pelo di Marto Raconinski. Esatto. Diteci voi. Beh, in ogni caso, per cominciare a dipingere miniature non servono in realtà, al contrario di quanto si dice in giro, tanti attrezzi. Sì. Ne bastano pochi e fondamentali. Innanzitutto dobbiamo, la prima cosa, quando apriamo la scatola, quindi portate a casa il nostro bottino, sì, ok? Apriamo la nostra scatola, guardiamo i nostri bei modelli ancora su sprue, e cosa facciamo a quel punto lì? E dobbiamo toglierli dallo sprue. Sì. C'è chi, conosco un certo Luca Croce, per non fare nomi, sì, che li toglie coi denti, però nel senso sconsiglio questa pratica. E primo attrezzo con cui andiamo incontro è il tronchesino. Questo. A cosa serve un tronchesino? Un tronchesino serve appunto, come detto, snarricciarsi. Esatto, quello sicuramente è un pratico utilizzo, ma soprattutto per rimuovere i vari componenti delle miniature dallo sprue, dalla cornice in plastica. Attenzione, mi permetto di dire che il tronchesino potremmo trovarlo anche nelle migliori falegnamerie, piuttosto che ferramenterie, piuttosto che... Ma non è solitamente in questo caso un tronchesino adatto al nostro hobby o comunque al modellismo in generale. Perché, esatto, tecnico? Principalmente per le dimensioni, perché mentre in un ferramenta si possono trovare tronchesi più che tronchesini... Anche tronchesini. Sì, sì, quello sì, però cioè, mi è capitato più spesso di trovare tronchesi di notevoli dimensioni, utili più che altro per... Le dimensioni contano le volte. Assolutamente. Un tronchesino da modellismo, per esempio, che potete trovare in un qualunque negozio Games Workshop o in un negozio di modellismo, è delle dimensioni giuste per poter rimuovere anche le componenti più piccoli. Ha due parti il tronchese, una parte piatta e una parte concava. Quella... Soprattutto la parte piatta, quella da, esatto, modellismo, mentre invece quelli non da modellismo, quelli non da modellismo, scusate, li riconoscete perché entrambe le parti non sono piatte, quindi andando a staccare il modello lasceremmo comunque una parte di plastica e poi dovremmo comunque andare a rimuovere in un secondo momento. Entra. Esattamente. Quindi grosso modo questo è quello che c'è da dire sul tronchese. L'attrezzo successivo che serve per mettere le vostre manine sui Beh, abbiamo detto, aperta la scatola,
preso lo sprue, sì. Poi anche qui potremmo aprire tutto il discorso del lavaggio degli sprue, ma sì, fateci la domanda, nel caso ne parleremo, se no ciuppa, come si suol dire nella galassia orientale in questo caso. Dicevo, una volta che abbiamo tolto i componenti dei nostri modelli dallo sprue, cosa facciamo? Dopo averli tolti appunto con il tronchese è necessario ripulirli. È doveroso ripulirli. Questo mi permetti una parentesi. A tutti quelli che non puliscono i modelli, sappiamo chi siete, sappiamo dove vivete e la pagherete per tutti quegli sfoghi di fusione non puliti. Con questa minaccia fra appunto introdotto il successivo argomento, ovvero cosa serve per rimuovere le linee di fusione. Prima di tutto, cosa sono le linee di fusione? Sono la conseguenza inevitabile del processo di stampa delle miniature. Questa è la clip del processo di stampa. Esatto. Se osservate le vostre miniature, i componenti delle vostre miniature, vedrete che... I bits. Vedrete che ci sarà una linea che percorre tutta la parte laterale del modello. Per così. Esatto. Le più belle sono quelle sul volto. Sì, quelle sul volto sono quelle che amiamo di più. Però devo dire, negli ultimi anni, quantomeno le case principali produttrici, questa cosa non la fanno più. Verissimo. Siamo sotto casa. Cosa serve per rimuovere queste fastidiosissime linee di fusione? Diciamo che per quelli un pochino più skillati, con un pochino di abilità in più, si può fare tranquillamente anche con un taglierino. Taglierino, dillo. Cosa? Taglierino, in altri termini? Cutter. O anche bisturi da modellismo. No, beh, bisturi è eccessivo. Cioè, per quanto... Vabbè, l'alternativa, diciamo, un po' più sicura, soprattutto per gli hobbisti più giovani, è questa. È questa. È l'attrezzo per ripulire. Quello che ho adesso in mano è quello prodotto dalla Games Workshop. Cos'è? In pratica è come se fosse una sorta di bisturi, diciamo così, non tagliente. Prova, totalmente. Facciamo la prova direttamente. Ah, lei scherzone, vero? Totalmente sicuro, quindi appunto anche per gli hobbisti più giovani. Non c'è rischio di farsi del male. Ma anche per tanti anziani che conosciamo molto bene. Ciao Colombina. Ma anche un certo Andrea, e non dico il cognome, che si è deciso un'arteria. Applicando la parte piatta del, chiamiamola lama, anche se in realtà non è una lama, rimuovere semplicemente con un movimento, a frizione, esatto, diciamo così, appoggiando. Un movimento di frizione, appoggiando e grattando, potete tranquillamente rimuovere le vostre linee di fusione senza problemi, senza rovinare soprattutto i dettagli sotto. E senza rovinare il modello, quindi, che ci interessa, che abbiamo pagato fior di quattrini. Esattamente. E quindi... okay. Questo compito, rimuovere le linee di fusione, può essere fatto oltre che da un taglierino o dall'attrezzo per ripulire, anche da delle lime, di fatto. Sì. Quindi... c'è chi apprezza molto le lime, addirittura ci sono alcune persone che utilizzano anche strumenti elettrici a quel punto, di tipo il Dremel, qui però stiamo andando ovviamente ad altri livelli. Sì. Se vi interessa approfondire, come sempre vi ricordo, basta chiedercelo. Quindi tutto quello che è la pulizia del modello. E a un certo punto finalmente arriviamo che abbiamo tutti i nostri babies rimossi dallo sprue, ripuliti e finalmente puliti e pronti. Qui ci sono fare? Due approcci, tendenzialmente, prima di passare alla fase di pittura. Sì. Abbiamo chi preferisce assemblare il modello completo, quindi segue tutte le sue istruzioni piuttosto che e lo assembla tutto, o altrimenti chi preferisce farlo in sottoassemblaggi. Sì. Questo a seconda poi della preferenza, se sempre che volete approfondire queste cose ce le chiedete. Però in entrambi i casi ci serve un altro strumento a questo punto, anzi un'altra sostanza. Sì. Cosa ci serve? La colla! La colla! La colla, allora, dire la colla è riduttivo in realtà, perché... sì, perché in realtà ci sono tanti tipi di colla, esiste la cianocritica, esiste la colla per plastica, esiste la vinilica, esiste la colla a caldo. La colla a caldo è praticamente consigliata. Soprattutto... Se volete dei risultati ottimi sulle vostre miniature, consigliamo la colla a caldo. L'ho citata perché esistono gli scenici, però ovviamente per le nostre miniature, in particolare, giustamente Doc Nico fa notare, evitare la colla. Di fatto, nell'assemblaggio delle nostre miniature servono fondamentalmente due tipi di colla, ovvero la colla per plastica e la colla cianocritica. La colla per plastica, come dice il nome, appunto, è quella da utilizzare sulle miniature in plastica. Se la usiamo su miniature che sono in resina piuttosto che in metallo, non attacca. Esattamente. Semplicemente. La particolarità di questa colla è che in pratica, anziché fare come la colla cianocrilica, che è utilizzata per i modelli in metallo o resina, cristallizza, la colla per plastica fonde la plastica. Come abbiamo fatto noi per fare questa rubrica. Esattamente. Abbiamo usato la colla, tra l'altro, proprio questa qui. Sì, questa qui. Se la colla è per plastica su un modello di plastica, il modello è... uno si attacca, due si fonde il componente. Esatto. Quindi in pratica è come se fosse stato il legame indissolubile. Cosa che magari non può non succedere con l'attack, perché se magari una miniatura
incollata con l'attac cade, c'è il rischio effettivamente che possa spezzarsi. Esatto, che i pezzi che erano stati incollati in precedenza, la parte cristallizzata, essendo comunque un qualcosa che ha una sua resistenza alle sollecitazioni, si va a staccare, quindi i componenti poi vanno ripuliti, solitamente si stacca anche a questo punto la parte di pittura, che non è una cosa bella, vanno rilimati, cioè tutto un lavorone che ci evitiamo utilizzando la colla adatta, se non ci esatto, sono. Esattamente. Quindi abbiamo a questo punto le nostre miniature incollate. Incollate. Si staccano più. Possiamo iniziare a dipingerle. Possiamo iniziare. Vogliamo iniziare a dipingerle. Vogliamo, sì, sì. Solo possiamo, ma vogliamo assolutamente iniziare a dipingere. A questo punto, ok, per iniziare abbiamo la nostra bella miniatura. E anche qui ci sono due scuole di pensiero. Ci sono le persone che preferiscono già posizionarla su una basetta preparata in precedenza, e le persone che invece preferiscono altri tipi di supporto. Qui, anche qui, è un argomento che, se volete, approfondiremo, se no ciupa come al solito. In ogni caso, prima di cominciare comunque ogni tipo di pittura, che sia ad aerografo, a mano o a pennello, ok, in questo caso, o a dito, o a dito, allora in quel senso che Okay. Mano intera sul modello, Okay. Spacciola. Anche pucciando dentro, dipping, il dipping, che brutta parola il dipping, mamma mia. Vabbè, non entro nel mondo, stavo dicendo brutte cose. Quindi pulita, la nostra miniatura finalmente è stata staccata dallo sprue, è stata pulita a modino. L'abbiamo incollata in sottoassemblaggio piuttosto che in assemblaggio completo, come preferiamo. L'abbiamo posta su quello che è un supporto, quindi siamo pronti a maneggiarla per la pittura. A questo punto, prima di azzeccarci il colore sopra, ci serve un fondo. Sì. Ma di questo ne parleremo alla prossima puntata. Ciao!